Buongiorno a tutti e benvenuti a questa 300ª edizione della Fiera di San Valentino. Sai di cuoio, sai di seta e di fatica, bussolengo. Prevalente di bestiame, essendo il nostro territorio e quello circostante prevalentemente agricolo. Inoltre, ricadendo la fiera all'inizio del risveglio della campagna, ha assunto nel tempo un'importanza tale da essere considerata una tra le più importanti a livello regionale. Finale di Bussolengo per il lavoro che hanno fatto per organizzare questa fiera, 300 anni di storia, dunque 300 anni ininterrotti di una fiera che rappresenta la storia, le tradizioni, a quel rilancio economico che non è di solo di Bussolengo e di tutte le zone limitrofe, ma che concorre al rilancio economico dell'intero Veneto e dell'intera nostra. Voglio ricordare che questa è una delle più antiche eventi, delle più antiche manifestazioni della nostra provincia dopo la fiera agricola di Bovolone, per cui ecco, anche Bussolengo da questo punto di vista può godere e vantare un record non indifferente. E le quali hanno creato abbiamo creato un concorso di disegni che sono stati già tramutati in cartoline per l'evento. E poi c'è anche la nuova festa. Buongiorno, siamo una associazione volontaria di protezione civile, raggruppamento volontari a cavallo Giacche Verdi. È un'organizzazione a livello nazionale che opera nella tutela del territorio e svolge mansioni sia di antincendio boschivo, sia protezione civile, sia protezione anche il controllo del territorio con cavalli e anche a piedi. L'organizzazione ha sede in Sant'Ambrogio e quest'anno per la prima volta viene anche a San Valentino, visto che è l'anno del volontariato e come associazione ci siamo preposti di divulgare e far conoscere l'operato nostro e l'attività a cavallo a tutta la gente e soprattutto ai giovani. Attenzione, guardatevi qua.
Evviva la biblioteca! Das erste Mal als Bürgermeister von Niederolm hier di essere a Bussolengo per questa 300esima Fiera di San Valentino, alla quale io partecipo come sindaco per la prima volta. E infatti ho detto anche prima, ho l'occasione, in questa occasione voglio portare i saluti di tutti gli abitanti del mio paese. Sono veramente anche quest'anno l'Avis di Bussolengo è presente alla Fiera di San Valentino. Quest'anno sono i 300 anni di questa bellissima fiera. Noi la presenza la facciamo sempre, comunque dovunque, nel comune di Bussolengo. Vantiamo 670 soci con più di 1000 donazioni all'anno di sangue. Sappiamo che la necessità di sangue è sempre maggiore con i trapianti. Sappiamo che per fare trapianti normali servono dalle 10 alle 30 sacche di sangue. Noi diamo il possibile, cerchiamo di farci vedere il più possibile grazie alla stampa e anche alla TV qui presente. Ecco, siamo qua in fianco a questa bellissima chiesa di San Valentino che quest'anno inaugura i dipinti rimessi a nuovo, insomma, restaurati. Ecco, con questo vi saluto, vi ringrazio, spero che vi facciate donatori di sangue perché la necessità di sangue è sempre, sempre, sempre maggiore. Grazie. Buongiorno, siamo del gruppo Alpini di Bussolengo, stiamo allestendo ed è tuttora in funzione il nostro chiosco di San Valentino in occasione della 300esima festa di San Valentino. Come vedete la nostra cucina ben rinomata in tutto il territorio, si sta dando da fare e con grande capacità dei nostri chef stiamo organizzando veramente cose di notevole pregio. Grazie per chiunque venga a trovarci in questo periodo, sarà per voi e per tutti coloro che verranno motivo di apprezzare la nostra rinomata cucina. Grazie e arrivederci alla prossima.